Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: la conduttrice Mara Venier pubblica un commovente aggiornamento sui social. I ricordi perseguitano il noto volto Rai. La mattatrice veneta è alla sua ultima stagione di Domenica in, dopo anni di tentennamenti. Avrebbe finalmente deciso di appendere microfono ed auricolare al chiodo, scegliendo di spendere più tempo a fianco del marito Nicola Carraro. Mara Venier ha dichiarato in tal senso: "Non sto pensando di ritirarmi dalla TV, ma solo di smettere di condurre Domenica in, che mi impegna per un anno intero, e passare a programmi che mi impegnino meno." La conduttrice sta quindi meditando circa un ricollocamento nelle reti Rai, ed è pronta ad assecondare i bisogni della propria coppia. "L'unica cosa che mi rinfaccia, Nicola Carraro, n.d.r., è che lavoro tanto. Troppo. Forse è arrivato il momento di vivere insieme gli anni che ci restano, con più tempo da dedicarci a vicenda." All'alba di una nuova svolta professionale, Mara Venier si è inoltre concessa un viaggio a Marcord nella sua Venezia, solcando le acque del capoluogo veneto in motoscafo. La gita ha avuto però esiti imprevisti, e la conduttrice ha ripercorso alcune tappe toccanti del suo passato. Mara Venier a cuore aperto durante il viaggio a Venezia. La conduttrice, come confessato in precedenza nel suo libro Mamma, ti ricordi di me?, è reduce da un pesante lutto familiare. La madre Elsa, affetta da anni dalla patologia degenerativa dell'Alzheimer, è mancata nel 2015, privandola di un punto di riferimento fondamentale nella sua vita. Durante un'intervista al collega Paolo Ruffini a Domenica in, Mara Venier ha empatizzato con gli analoghi trascorsi del conduttore, rivelando: "So cosa significa. Sono stata a stretto contatto con i malati, e non ho visto la loro disperazione, perché non si rendono conto, ma quella dei familiari. La disperazione dei familiari è poco considerata. Sono loro che dovrebbero avere supporto. Mia madre era felice. Quando chiamava mi diceva: buongiorno, signora. Non si rendeva conto. Bisognerebbe fare qualcosa per aiutare le famiglie." Il recente viaggio a Venezia ha smosso i ricordi più struggenti della conduttrice, e Mara Venier ha scelto di condividere con i followers il suo tuffo nel passato. "Mara Venier. La sua mancanza mi toglie il respiro." Durante la breve clip caricata su Instagram, Mara Venier ha rivelato: "Ogni posto, ho un ricordo di quando ero ragazza. Capelli al vento e sguardo rapito dalle bellezze della città acquatica." La conduttrice ha poi aggiunto in calce: "E poi, arrivo piena di buoni propositi e mi dico: basta, Mara, sii forte. E invece, vedo Venezia e parte la testa con i miei ricordi. E la mancanza di mia mamma mi toglie il respiro. Ma vado avanti. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video."